di essere qui con la statua dell'amico Oleg Pinchuk, che rappresenta artisticamente, direi, un trade union tra l'arte classica e l'evoluzione delle forme contemporanee, perché soprattutto è famoso per opere molto ironiche anche, no? In cui entra l'ironia e il divertissement della vita, l'aspetto giocoso, gioioso, l'energia. E in effetti abbiamo bisogno di prenderci un po' in giro, abbiamo bisogno di divertirci, di ridere, di sorridere. Le opere di Oleg mettono il buon umore, però accanto alle opere che mettono il buon umore ci sono anche opere che stimolano la memoria, come questa bella statua di Taras Shevchenko, grande poeta, che celebra il mondo classico, il mondo ottocentesco, vedete perfettamente interpretato lo spirito ottocentesco da Oleg, con un'opera che celebra qui a Firenze l'unione, il ponte tra l'Ucraina e l'Italia. Esatto. Quindi grazie a Oleg, grazie a tutti quelli che si sono impegnati per inaugurare questa statua, grazie a voi per avermi dato questo riconoscimento, questo premio che apprezzo moltissimo e che spero che porti fortuna al museo che abbiamo appena inaugurato. Grazie. Senz'altro.